Buongiorno ragazzi, benvenuti in questa nuova shower routine completa. Io sveglia da poco, penso che si veda. Ho decisamente i capelli sporchi, quindi laveremo i capelli, ma prima facciamo il trattamento con Olaplex. Inizio con il numero 0, quindi vado a spruzzarlo su tutti i capelli, rendendoli umidi, non bagnati ma umidi. Mi concentro sempre in particolare sulle lunghezze, sulle punte, che sono naturalmente quelle più danneggiate. Poi nel frattempo lasciamo il trattamento agire per 10 minuti, nel frattempo lavo i denti, quindi passo prima il filo interdentale. Mi avete detto voi che devo passare prima il filo interdentale e poi lo spazzolino, quindi faccio così, quindi filo interdentale, poi spazzolino, questo è quello elettrico Oral-B. Poi possiamo passare al trattamento numero 3, faccio sempre entrambi uno dopo l'altro, appunto lasciandoli agire per 10 minuti. Il numero 3 ne sto applicando tantissimo, faccia super concentrata. Abbondo sempre con questo, che poi il numero 3 è il prodotto che ha reso famoso Olaplex ed è miracoloso se avete i capelli danneggiati, quindi appunto ne applico, lo applico in abbondanza, in particolare su lunghezze e punte. E poi passiamo alla doccia. Questi sono lo shampoo ed il balsamo che vado ad utilizzare, sono della linea Bright Blonde ed il brand è Oribe. Mi trovo molto molto bene con questo marchio. Come potete vedere lo shampoo è viola perché è appunto studiato per togliere il giallo dal biondo. Vado poi a risciacquare il primo shampoo. Secondo shampoo avevo i capelli abbastanza sporchi, quindi ne faccio decisamente due. Sto attenta all'extension, quindi devo massaggiare in un modo delicato perché ho due file di extension. Poi vado a risciacquare anche il secondo shampoo. E poi passiamo al balsamo. Anche questo è viola perché è sempre della stessa linea. Ne metto tantissimo, troppo forse, ma con l'extension ho veramente tanta massa di capelli, quindi anche qui mi concentro soprattutto sulle lunghezze, sulle punte che sono le zone più danneggiate. Lascio agire il mio balsamo e poi passo al rasoio. Molto semplicemente non utilizzo prodotti per la rasatura, ma lo uso semplicemente sotto la doccia e non ho mai avuto problemi con questo che è il Venus. Nonostante io abbia la pelle molto delicata, passiamo poi al detergente viso, lo utilizzo appunto sempre sotto la doccia la mattina, questo è quello di Gofu, è molto delicato ma lava bene la pelle, quindi mi sto trovando molto bene con questo brand. Poi questo è il detergente che utilizzo invece per il corpo, è di Zitstica, spero di pronunciarlo bene. Ed è molto, mi piace molto questo detergente perché è super super delicato, ha un profumo buonissimo, molto neutro, quindi vado a passarlo con la spugnetta, come si chiama? La spugnetta esfoliante. Poi sciacquo finalmente il balsamo dai capelli, vado a strizzare per bene tutta l'acqua in modo che poi sia più facile asciugarli con il phon. E poi vado ad asciugarli con questo è un panno in microfibra, tipo un asciuga, come si chiama? Un asciugamano per capelli, è molto delicato che appunto non va a spezzarli. E poi passo al brown, questo è il rasoio per il viso, come sapete ormai è entrato nella mia routine, diciamo settimanale, ogni 2 settimane lo passo e ragazzi, credetemi, il pelo non ricresce più duro, non ricresce più velocemente, non ricresce più scuro assolutamente, ma fare questo mi aiuta tantissimo a creare poi una base trucco perfetta, garantito che la differenza c'è. Passiamo poi all'idratazione, inizio con la crema contorno occhi, questa è di Lab Care Cosmetics e contiene acido ialuronico a 5 pesi molecolari. Vado a picchiettarla delicatamente su tutto il contorno occhi e sotto il sopracciglio.
E poi idratazione viso, questo di Drunk Elephant è un siero idratante che vado ad applicare prima della mia maschera o della mia crema. Questo mi piace perché si assorbe molto in fretta, ma quando ho bisogno un po' di idratazione in più vado ad aggiungerlo alla mia skincare. E poi, sempre di Drunk Elephant, sto provando questa maschera illuminante ed è un po' che la utilizzo, mi piace molto, anche se noto che la mia pelle si arrossa un pochino e penso sia dovuta alla vitamina C, cosa che a volte mi capita con i prodotti che contengono questo ingrediente. Vado a stenderla naturalmente su viso, collo e décolleté, la massaggio per bene. E poi ho voluto inserire anche il deodorante, naturalmente questo, forse perché in estate penso che sia più importante di sempre consigliare deodoranti, quindi vado ad utilizzare questo di Dove. Dove dovrebbe sponsorizzarmi perché uso solo Dove da sempre praticamente. E poi passo, ultimo step per Olaplex, questi sono i tre step che faccio di solito, il numero 6 lo utilizzo sempre ogni volta che lavo i capelli, quindi vado ad applicarlo in abbondante quantità quando i miei capelli sono ancora bagnati, solo tamponati dall'asciugamano. Lo applico anche sulla cute, ma soprattutto mi concentro anche qua su lunghezze e punte. Poi, molto importante, prima di asciugare i capelli con il phon, vado a spruzzare il mio spray termoprotettore. È molto importante, e molti se ne dimenticano, ma bisogna proteggere i capelli dal calore anche del phon, non soltanto della piastra o della riccia capelli, quindi vado a spruzzarlo su tutti i capelli. E poi passiamo all'asciugatura. Utilizzo sempre il mio phon Dyson, anche se da quando ho l'extension ci metto una vita ad asciugare i capelli. I miei sono sottilissimi, non ho tanta massa, ma con l'extension devo dire sì. Quindi si vede dal tempo di asciugatura. E poi vado a spazzolare i capelli con la mia spazzola adatta all'extension, che appunto va a districarle per bene, ma non rischio di tirarle perché sono quelle cucite. E poi vado ad applicare di nuovo Olaplex numero 6, ma ne metto poco e soltanto sulle lunghezze e sulle punte. E questo è uno step che mi permette di calmare un po' il crespo nei capelli, anche perché essendo così sottili svolazzano ovunque. E poi, cura delle labbra, vado a passare, questo l'ho anche questo una volta, un paio di volte al mese lo utilizzo in realtà, questo è uno scrub per labbra di Diego Dalla Palma, e vado a fare il mio scrub. E poi, sì, qui avevo applicato troppo prodotto, che faccia, e qui applico il Hydrate My Lips, questo è un balsamo idratante, sempre di Diego Dalla Palma, e questo è quanto per la nostra routine, un bacio!